Numeri importanti per i primi 10 mesi di attività del consorzio Domis, che si occupa di assistenza domiciliare. In un incontro formativo a Rocca San Giovanni sono stati annunciati nuovi progetti, tra cui il patto di cura di comunità, come spiega il presidente Francesco Altieri. Domis nasce a inizio del 2023 dall'unione di due cooperative che sono la Proges e Consol e dal gruppo Sinergo per la gestione delle cure domiciliari nell'ambito dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, e in questi 10 mesi devo dire che abbiamo lavorato tanto. Di questo devo ringraziare tutti gli operatori che sono un po' la nostra forza e la nostra ricchezza, e che oggi incontreremo in questa assemblea anche per dire grazie, oltre che per presentare il piano formativo che attueremo nell'anno 2024. Il patto di cura vuole essere attraverso un progetto di formazione innovativa fatto di coprogettazione, il risultato di un percorso dove tutti gli attori verranno messi intorno a un tavolo, quindi le famiglie, gli infermieri, i medici, l'ASL, i distretti, per coprogettare insieme un'efficienza maggiore delle cure domiciliari. Nell'incontro è intervenuto anche il referente medico, dottor Giuseppe Micozzi, e si è parlato di nuove tecnologie e cure. Chiara Nardecchia, direttrice tecnica. La Domis è un'azienda che raggiunge i pazienti in ADI su tutto il territorio dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Quindi possiamo dire, ad esempio, il numero dei lavoratori, che è di circa 262 unità, divisi per infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, medici, OS. Poi abbiamo anche le figure non mediche che comunque contribuiscono alla buona riuscita del servizio, gli impiegati, i magazzinieri. E i numeri poi relativi proprio agli accessi, alle prestazioni che abbiamo garantito. Noi in questo periodo, 10 mesi, abbiamo garantito il servizio a più di 10.000 utenti, erogando circa 350.000 accessi complessivi, con una media mensile appunto di 35.000 accessi. Garantire questi accessi significa svolgere una prestazione sanitaria, una prestazione di cura direttamente a casa del paziente, al domicilio del paziente. Quindi contribuiamo sicuramente a ridurre l'ospedalizzazione e a soddisfare dei bisogni di cura anche in territori difficili. Abbiamo dei NOD che si caratterizzano proprio dalla particolare complessità del territorio, dalle aree interne, dalla scarsa densità di popolazione e dal fatto che si tratta di zone poco urbanizzate. Un altro dato molto importante sicuramente è quello delle distanze percorse, perché noi appunto siamo tenuti a muoverci e anche tanto sul territorio, tant'è che abbiamo stimato in questo periodo di aver percorso circa 2 milioni di chilometri.